Miei amici della Pogonotomia, buongiorno, e oggi video aggiuntivo rispetto alla rasatura di domenica da presentare. Vi avevo detto che quando ci sarebbe stato un prodotto in particolare, magari un rasoio da presentare in maniera più dettagliata, avrei fatto, come dire, gli straordinari. Perché è arrivato questo Tatara, rasoio portoghese, fabbricazione portoghese, che però richiama, diciamo, la tradizione giapponese. Vedete qua il samurai, che è il loro simbolo, il loro brand. Tatara, un rasoio che nasce appunto in Europa e che va a inserirsi in quella fascia di mercato alta, diciamo, alta ma non altissima come prezzi, anche se stiamo parlando di cifre importanti, io non lo nego assolutamente. Assolutamente sono cifre importanti, però stiamo parlando di una cifra ancora, come dire, abbordabile per chi vuole un prodotto di estrema qualità senza andare a spendere cifre fuori portata, diciamo così, come ce ne sono anche altri diciamo, di altra caratura. In particolare, in questo rasoio è prodotto da Tatara, si chiama Masamune, quindi classica riferimento alla tradizione giapponese. Come si presenta la confezione? Si presenta con questa confezione in sughero, coperto da ovviamente da un astuccio in cartoncino. Noi la apriamo insieme, vedete? E vedete che già da subito abbiamo una cosa molto carina. C'è questa frase sul copri, diciamo, astuccio di sughero, che vedete lo sughero. From routine to passion, cioè praticamente un po' quello che noi andiamo a, come dire, a predicare da anni, no? Dalla routine, dalla rasatura, alla passione per la rasatura. Quindi questo è proprio lo spirito che l'azienda Tatara ha, insomma, metabolizzato e ha fatto suo, quindi dalla routine alla passione. Togliamo il copri e dietro il cartoncino vediamo le spiegazioni. La presentazione, no? Quindi anche ben fatto, perché comunque insomma, il rasoio è contenuto nella confezione e qua c'è la presentazione. La ditta è basata a Porto, quindi nel nord del Portogallo, ed è stata fatta, adesso io la sintetizzo, creata da degli ingegneri, diciamo, appassionati di rasatura nel 2016. Con il sogno di produrre questo tipo di rasoio, ecco, il Masamune, che è il primo rasoio prodotto da Tatara. Traduco dall'inglese, spero di non sbagliare perché non sono un anglofono, ma insomma, fin lì ci arrivo. Che praticamente ha voluto imprimere un disegno minimalista, lo dicono. Basandosi su tre principi che sono l'eleganza, la purezza e la semplicità, no? Prodotto in Portogallo al 100% e con l'utilizzo di macchine particolari per la lavorazione per l'acciaio. Io ve le cito, CNC, io non sono un esperto, però, e la AISI 303, che sono macchine che praticamente rifiniscono acciaio inossidabile di cui è composto il rasoio. Come si presenta la confezione? Dicevamo, sughero, tutto sughero. Abbiamo il rasoio, che è questo. Vediamo se note le sue sfaccettature, di cui parleremo poi adesso un attimo. La mette Feder. E una brochure esplicativa che anche qua mostra le istruzioni base, che poi sono quelle che insomma noi conosciamo tutti, per l'utilizzo, insomma, come sia arma, l'angolo di rasatura, tutto quanto. Il rasoio ha, come dicevo, delle particolari caratteristiche. Le dimensioni sono 93,7 cm di altezza,
per 41 e 4 26 e 6. E il diametro del manico è 0,11 mm. Il rasoio quindi è importante, pesa 90 grammi, 91 grammi, è fatto per rendere docile l'utilizzo anche di lamette molto affilate come le federe. Infatti le federe vengono inserite nella confezione, non è un caso secondo me, no? Qual è lo scopo di questo rasoio e a quale rasoio possiamo paragonarlo? Beh, lo scopo di questo rasoio è quello di rendere, diciamo così, semplice, efficace e non traumatica, dolce, la rasatura quotidiana, secondo me. Ma non solo, io adesso quando ho avuto modo di acquistarlo e che mi è arrivato insomma a casa, mi ero appunto fatto crescere una barba di 4 giorni per provarlo su una barba importante e devo dire che me l'ha veramente portata via già con il passaggio di pelo, quindi molto molto efficace anche se docile, no? Con la Feder. Poi adesso lo sto provando tutti i giorni, sempre con la Feder, cioè vedere come funziona sulla pelle, cioè veramente possiamo farci la barba tutti i giorni con una Feder e questo rasoio, ma per ora, devo dire che adesso oggi non ho ancora avuto modo di farmi la barba, però per ora, è già il terzo giorno consecutivo, non ho avuto particolari problemi o particolari irritazioni, quindi ha fatto il suo dovere molto bene. Quasi non si sente la Feder, no? Cosa che in realtà è una lametta molto, molto affilata. La particolarità di questo rasoio è che ha questo manico lavorato appunto con questi macchinari e con questi solchi che aumentano il grip. Manico che però va detto non è intercambiabile, cioè questo è un manico che si adatta esclusivamente al coprilametta del Tatara. Il pettine in questo caso è chiuso, ma attenzione, è possibile acquistare anche pettine aperto. Quindi l'azienda dà la possibilità di acquistare il rasoio nella configurazione che uno preferisce, pettine chiuso, pettine aperto, ma anche di acquistare entrambi i pettini. Pettine chiuso, in questo caso, numerato però, tutti i pettini sono numerati. Questo qua è il numero particolare 308, quindi vedete, solo che si vede, il brand del Tatara è il numero di, diciamo, non di serie, il numero dell'edizione insomma, è un'edizione numerata. È possibile acquistarlo in questa versione di questo colore o in una versione più scura, black. Non ricordo esattamente come lo chiama la ditta, ma comunque una versione che adesso vado a vedere sul sito, perché lo fa, la mia memoria purtroppo non è così, così ampia. La versione scura si chiama niente, non lo trovo. Comunque, è una versione di, diciamo, black metal, diciamo così. In realtà è acciaio inossidabile anche questo. Cosa posso dirvi? Il bilanciamento è assolutamente equilibrato perché è praticamente a tre quarti e il peso non si fa sentire. Viene assolutamente naturale radersi con questo tipo di strumento. Per quello che costa, e stiamo parlando di un rasoio che a seconda delle due versioni va insomma intorno ai 150 o 145, se non mi ricordo bene, euro la versione dove dovrei andare a memoria, però appunto non ho qua i dati, però adesso li vado a verificare perché comunque è importante anche, no, capire un attimo qual è il budget. Ecco, la Dark Edition, che è quella scura, adesso mi sono qua documentato, la Dark Edition, non credo me lo fosse documentato prima, non mi ricordavo più. La Dark Edition è quella più cara e costa 164 euro sul sito della Tatara, ovviamente.
Invece la edizione Matte Edition, che è questa, ne costa 149, quindi sì, più o meno. È possibile poi acquistare a parte altri accessori, che sono appunto i pettini supplementari e la base. Allora, il prezzo alcuni diranno ma è elevato, ma fino a un certo punto, perché se noi pensiamo che ci sono rasoi, come ad esempio il Rocknell, come ad esempio il Timeless, insomma, che superano anche delle volte i 200 rotti euro, la Bow Tie, per dire che sfiora, questo lo troviamo ancora con un prezzo contenuto, se vogliamo, rispetto ad altri prodotti, anche di una consistenza diversa, cioè non sto dicendo, non sto paragonando i prodotti, però sto dicendo che questo è un prodotto che, per quello che offre, non costa tanto, secondo me, cioè vale la spesa. Qual è il suo concorrente, diciamo, diretto? Queste sono mie personali opinioni. È il Feather AS di 2. Sembrano quasi due rasoi nati con la stessa ratio, cioè quella di rendere un prodotto al cliente che sia un... E loro lo dicono, se andate a vedere il loro sito, loro lo dicono, c'è un prodotto per tutta la vita. Un prodotto per ogni situazione, un prodotto che non abbia, un prodotto definitivo, tra virgolette. E devo dire che entrambe le case ci riescono, perché il Federa S di 2, che ho già presentato, è un rasoio eccezionale, che mi ha regalato veramente grandissime soddisfazioni. E questo mi sta in questi primi giorni di utilizzo, confermando, diciamo, la bontà della scelta di acquistarlo, di averlo acquistato. Evidentemente, ripeto, sono cifre comunque importanti, perché stiamo parlando di comunque 150 euro. Però, se qualcuno desidera un rasoio che, insomma, sia di livello superiore a quelli, diciamo, tra virgolette, di fasce di prezzo bassa, che poi non è detto che siano meno efficaci, però è un prodotto soprattutto molto 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 ben costruito e molto ben pensato, secondo me, questo è importante, in questo può trovare una buona soluzione, anche considerando il fatto che è un prodotto europeo. Quindi è un prodotto che, e non sono tantissimi, risponde a quelle che è, diciamo, da quella che è l'offerta che sta arrivando in questi ultimi anni da oltreoceano e non solo, no? Di rasoi di grande qualità. In Europa in poche case hanno tirato fuori, hanno sfornato dei prodotti, diciamo, che vadano oltre quelle che sono le linee standard, le linee base, no? Questo è uno di quelli, quindi il fatto anche che sia europeo ne facilita appunto la spedizione, riduce le spese di spedizione, insomma, ha dei vantaggi, no? Poi ognuno è libero di scegliere se quale rasoio fa più, si adatta più alle proprie esigenze. È chiaro che chi si aspetta un rasoio particolarmente aggressivo, particolarmente con la lama esposta, beh, non è questo il rasoio che consiglierei. Ma chi invece, come me ad esempio, vuole radersi tutti i giorni con la massima efficacia, e allora questo è un rasoio che è assolutamente consigliabile. E appunto, chi ha già la S di 2, diciamo che potrebbe in qualche modo avere già un'idea di come funziona questo rasoio, che credo, e qui mi espongo ma con beneficio di inventario, che rispetto, anche perché io ho usato la S di 2 almeno decine e decine di volte, quindi ho un'esperienza di lungo corso con la S di 2. Con questo sono alla quarta sbarbata, quindi questo mi sembra leggera, la dolcezza è la stessa, la gestione della lama è la stessa, secondo me, cioè paragonabile, insomma, la stessa.
Questo mi sembra leggermente più incisivo, però è una mia impressione. Io non voglio espormi di più perché voglio provarlo sulla lunga distanza e confrontarlo in maniera sistematica. Cioè, non è possibile, secondo me, paragonare un rasoio che si è utilizzato per un anno e mezzo, un anno, e un rasoio che è la quarta rasatura. Non è ancora possibile. Questo, anche perché potrebbe esserci un effetto, diciamo, entusiasmo, no? Cioè, il fatto che lo rasoio è nuovo, design carino, insomma, tutto quanto. Però, diciamo che si equivalgono. Ecco, diciamo così. Stiamo parlando di due prodotti, pensati, come dicevo prima, e progettati per lo stesso obiettivo. Quindi, lo proveremo domenica in rasatura, insieme. Io lo sto provando in questi giorni con una rasatura quotidiana, metterò loro alla prova del 9, no? Perché loro lo propongono come un rasoio tutti i giorni, vediamo un po' se è vero. Devo dire che per ora, sì, per ora non mi saranno complicazioni pur utilizzando una delle lamette che è considerata, diciamo, una delle più difficili da gestire, anche se altrettanto efficace. Quindi per ora sta superando, diciamo, l'esame. Vediamo. Ancora nei prossimi giorni e poi domenica tireremo un po' le fila. Quindi, che dire, bene che escano nuovi prodotti in Europa, bene che sempre di più ci sia questa passione per questo ritorno di fiamma per la rasatura tradizionale e per l'utilizzo del rasoio di sicurezza. E quindi, niente, questo è un altro prodotto che si aggiunge all'offerta di un mercato che si sta sempre di più espandendo e che chissà in futuro cosa ci riserverà, perché secondo me ci sarà sempre di più la ricerca di soluzioni innovative che vadano incontro alle esigenze del rasatore che, abbandonato il multilama, ritorna alla zona di sicurezza ma chiede sempre di più, no? Non si accontenta, vuole qualcosa che sia efficace, che sia adatta alle proprie esigenze, che sia anche bella, bella da vedere, come questo rasoio che comunque ha un design curato nei dettagli e molto ben realizzato. Ultima nota, il materiale è acciaio inossidabile, chiaramente una marcia in più rispetto ai rasoi in lega di ottone piuttosto che anche i rasoi di alluminio, perché l'acciaio inossidabile chiaramente offre tutta una serie di caratteristiche di tenuta nel tempo e di resistenza che evidentemente altri materiali non offrono. Quindi questo è sinonimo di grande qualità, e tant'è vero che tutti i rasoi top gamma, diciamo, di fascia elevata sono realizzati generalmente, anche quelli fatti in titanio, insomma, altri materiali, però l'acciaio inossidabile è un po' un riferimento dei rasoi di altissimo livello. Quindi niente, io ci tenevo a presentarvelo, questo Tatara, e lo proviamo domenica in rasatura. Buona giornata a tutti, buona serata se mi vedete di sera. E niente, ci vediamo domenica.